Allora, buongiorno a tutti, sono Marcello De Vito, candidato portavoce sindaco del Movimento 5 Stelle. Siamo qui ai Fori Imperiali a presentare i programmi municipali e quindi qui abbiamo tutti i candidati presidenti dei vari municipi. Partiamo da qui, da questo mingherlino che è Tiziano Azzara. Caro Tiziano, ci dici un attimo qual è il problema più urgente del primo municipio e quali sono i correttivi che... Al primo punto del programma abbiamo messo una massiccia lotta alla corruzione e dagli sprechi, perché tutto il discorso programmatico deve partire da questi presupposti di legalità e di etica. Poi possiamo parlare anche di altri argomenti come la ZTL gratuita per i residenti commercianti o i parcheggi di prossimità per aiutare i turisti ad arrivare all'interno dei centri storici senza utilizzare i propri pullman. Possiamo parlare di un nuovo regolamento municipale, perché c'è bisogno fortemente di dare una rimodernata ad un meccanismo che ormai è logoro burocratico, che permette il lassismo all'interno del municipio. Ci sono tanti punti, un inventario serio sul patrimonio pubblico municipale per un maggiore e migliore utilizzo della risorsa pubblica condiviso con i cittadini. Dare la possibilità anche ai cittadini di partecipare in maniera decisionale all'interno delle istituzioni, anche grazie all'utilizzo del nuovo regolamento che ci stiamo preparando. Giusto. Questi sono alcuni punti, caro giornalista. Ottimo Tiziano, grazie. Grazie a te. Passiamo qui al secondo municipio, Schettino, il candidato presidente del municipio. Faccio anche a te la stessa domanda: qual è la principale urgenza del secondo municipio e quali correttivi, quali azioni volete intraprendere? Allora, io scelgo speculazione edilizia. È stata organizzata una via crucis laica dai cittadini del quartiere solo nella zona dell'ex terzo municipio. Sono nate 11 associazioni in questi anni per i danni dell'amministrazione di destra e di sinistra. Noi avremmo dato parere negativo ad una serie di opere costituite e costruite in questi anni. Faccio alcuni esempi: il deposito ATAC, sotto il deposito ATAC di Via Lega Lombarda, era stato trovato un giacimento di reperti incredibili, storici. È stato ricoperto e al suo posto hanno costruito un palazzo orrendo, la Città del Sole, invece di recuperare un patrimonio artistico importante, è stata costruita una palazzina che è un orrore in quella zona. Il 6 organizzeremo un'iniziativa, a cui invitiamo anche Marcello, del tennis di Via Como. In quel circolo si sono allenati i maggiori tennisti italiani, abbandonato per una decina d'anni, non si sa che cosa vogliono fare, quindi un bene per il quartiere è diventato una zona disabitata. Parliamo di Villa Blanca e di Villa Massi. Ok, grazie Raffaele, bocca al lupo. E qua passiamo a un municipio, il mio municipio, l'ex quarto, ora terzo municipio. Ho il piacere di presentarvi il candidato presidente Massimo Moretti. Allora Massimo, anche tu, qual è la cosa più urgente da fare per il nostro municipio a questo punto? Le cose più urgenti sono praticamente la sicurezza stradale, la chiusura dei cantieri, abbiamo questi cantieri sempre aperti che mai si chiudono, la violazione da parte, diciamo, dei costruttori anche nelle zone di violare gli accordi presi, ridare i parchi ai cittadini, ridare e ripulire la città, che veramente il municipio nostro è veramente sempre molto degradato e sporco. La sicurezza sulle strade, aprire un tavolo di lavoro per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Noi abbiamo il centro dei rifiuti di Villa Spada sulla Salaria, che dobbiamo aprire proprio un tavolo di lavoro per fare veramente una ricerca sui rifiuti serie tra noi, il comune, la regione, tutti i nostri link dove abbiamo, e riqualificare e rivedere questo impianto di rifiuti, che cosa fa. Molto grazie. Bene, grazie Massimo, bocca al lupo. E qua passiamo al quarto municipio, ex quinto, abbiamo Danilo Barbuto, candidato presidente. Anche tu cosa ci rispondi a questa domanda, Danilo? Guarda, allora noi nel nuovo quarto municipio abbiamo un insieme di problematiche. Quelle maggiori sono tutte derivanti dalla criminalità. La criminalità che deriva da un degrado, deriva da una condizione culturale abbastanza bassa, perché è stata abbandonata dalle istituzioni.
Noi siamo il territorio con la maggior dispersione scolastica di Roma e abbiamo circa 13.000 studenti e un centinaio di scuole nei vari ordini e grado. E noi abbiamo deciso nelle riunioni municipali di combattere questo fenomeno con l'elevazione del livello culturale del territorio, attraverso un colloquio costante con le istituzioni scolastiche, perciò nei vari organi collegiali, con l'associazionismo locale, per creare dei cittadini nuovi, consapevoli, coscienti e soprattutto che abbiano una speranza nel futuro, cosa che non hanno più. E cercheremo di dare il nostro massimo, anzi sicuramente daremo il nostro massimo proprio per raggiungere questo obiettivo. Bene, grazie Danilo. Passiamo. Allora, passiamo al sesto municipio. Sesto accorpato al settimo, sesto siamo nuovo quarto municipio. Ok, e abbiamo giovanissima architetto Eleonora Guadagno. Allora, anche tu cosa ci dici a questa domanda? Sicuramente i punti che riteniamo fondamentale portare nel nostro municipio sono la trasparenza e la partecipazione. Noi promuoviamo molto quelle che sono le idee dei cittadini e quindi quello che sono le iniziative partecipate, quindi decidere insieme in trasparenza come vengono spesi i nostri soldi, come spenderli e portare avanti una progettazione di tipo partecipato con i comitati di quartiere, i cittadini e appunto promuovere la legalità delle istituzioni. Anche questo, riferendoci alle lotte che stiamo vivendo in questi giorni per la tutela del nostro verde, ricordiamo che noi abbiamo il comprensorio Casilino che è a rischio cementificazione o la stessa Exnia, che sono dei territori che, di cui dobbiamo riscoprire i valori sia a livello storico che a livello ambientale e che dobbiamo tutelare dal rischio delle speculazioni, ma anche dal rischio cementificazione. Abbiamo ad esempio Fiume Centocelle, il PAP Via dei Noci, ma sono ampie le tematiche che stiamo portando avanti e per cui stiamo combattendo per il nostro territorio. Molto bene Eleonora, ottimo programma. Passiamo qui al ex ottavo, ora sesto municipio, il presidente. Sono Patrizia Trombetta, rappresento il sesto municipio, Fabio Tranchina che è dovuto urgentemente correre a casa per problemi seri, speriamo non troppo. E io, dunque, le nostre politiche sono principalmente, riguardano principalmente i giovani. Siamo il municipio più giovane di tutta Roma, quindi signor Presidente ne tenga conto. Okay. E noi vogliamo assolutamente che i giovani trovino dei luoghi di aggregazione, dei luoghi dove poter svolgere anche delle attività artistiche, che da noi sono nati i writer, per cui sono anche un modo per far fare ai giovani qualcosa di artistico. Vogliamo assolutamente tenere aperte le biblioteche fino almeno le 23 di sera, dove poter proiettare, fare incontri, dibattiti. E poi il problema grandissimo è che abbiamo 600 bambini fuori dalla scuola materna. Non è problema di tutta Roma. E 600 sono proprio tanti, si continua a costruire ma non si riesce a venire a capo di questo problema. Le scuole sono fondamentali, abbiamo addirittura 60-70 bambini di prima elementare che non sanno dove andare. Per cui questi sono i problemi maggiori, poi ne possiamo parlare all'infinito, perché anche noi il problema della cementificazione selvaggia esiste. Vogliamo riconvertire, non vogliamo far chiudere le piccole e medie aziende, vogliamo riconvertirle perché possano agire sul territorio in maniera più solidale, più equa. Grazie Patrizia. Salve. Passiamo qui dalla visuale su Piazza Venezia. Passiamo a vedere Via dei Fori Imperiali, la magnificenza di Roma, il Colosseo, e andiamo al settimo municipio, una candidata tosta, Monica Lozzi. Sì. Anche a te rivolgo la stessa domanda: qual è il problema più urgente del settimo municipio, ex nono decimo, e quali sono le soluzioni? Sì, diciamo che le più grandi problematiche del nostro municipio stanno nelle zone fuori raccordo, perché il nostro municipio va dalla zona di San Giovanni fino a Vernicino sotto Frascati. In quelle zone, mancando i soldi, i fondi per le amministrazioni pubbliche, per la riqualificazione dei quartieri e l'urbanizzazione primaria, stanno mirando e spingendo per dare quote di cubatura ai privati e tramite gli oneri concessori ottenere i soldi
soldi per riqualificare il quartiere. Il problema è che devastano le aree verdi e a scapito della cittadinanza. E un impegno che ci stiamo prendendo come settimo municipio è quello di spingere affinché, invece di dare nuova cubatura, i privati intervengano sulle opere da riqualificare e da ristrutturare. Così interveniamo da un punto di vista di decoro urbano e in più abbiamo gli oneri concessori per poter riqualificare il territorio. Questa è l'urgenza primaria del nostro quartiere, insieme al problema della mobilità, che però è un po' lunga adesso da trattare. Grazie Monica. Bocca al lupo.